Ciao ragazze, oggi parleremo dei nostri prodotti preferiti di Glossier. Tra i nostri preferiti in assoluto c'è ovviamente il blush in crema, questo qua è il Cloud Paint colore Storm, che è il nostro preferito, fantastico su tantissime tipologie di pelle, colorazione di pelle, è un effetto molto naturale e tra l'altro si può stendere sia con le mani che con un pennello. Noi ovviamente consigliamo sempre un pennello perché in questo modo siete sempre molto più precise. Un altro prodotto super valido è il pennarello da sopracciglia che si chiama Brow Flick. Questa è la colorazione media, è facile perché in realtà ne esistono solo tre, chiara, media e scura. Ha un effetto bellissimo perché voi potete andare proprio a disegnare i peli. L'unica cosa è che per ovviamente avere un effetto naturale non dovete andare a colorare tipo a mo' di un'imposca, ma dovete proprio andare a segnare dei piccoli peli. Quindi l'unica, diciamo, difficoltà può essere che quando applicate questo dovete prendervi un po' di tempo. Oltre al pennarello vi consiglio anche il mascara per le sopracciglia, perché soprattutto quello non colorato ma trasparente, perché va a fissare la piega ma non resta lucido come finish, come magari tanti altri, non va a appesantirle, semplicemente le rende più effetto tridimensionale e soprattutto le fissa tutto il giorno. Un altro prodotto che abbiamo in realtà scoperto nel nostro ultimo viaggio di Londra, dove siamo riuscite ad andare nel negozio di Glossier, è questo qua. Praticamente è un misto tra rossetto e gloss, dà quell'effetto comunque morbido, morbidissimo di un gloss, ma aderisce perfettamente alle vostre labbra, quindi dura abbastanza. Questo rossetto è fatto con questa spugnetta, voi ovviamente andate a cliccare, esce il prodotto e lo andate a applicare direttamente sulle labbra. Io ad esempio ho questa colorazione qua che è Pony, che rimane una delle più naturali, a me piace anche perché non è troppo beige né troppo rosa, una via di mezzo. Un altro prodotto super valido è il correttore, che ha una texture morbidissima e lascia un effetto super idratante. Infatti noi lo consigliamo e comunque lo utilizziamo su quelle pelli che hanno un contorno occhi più segnato, più tendente al secco, perché va a segnare meno lasciando proprio questo effetto idratato. Una coprenza comunque media, quindi va comunque a coprire un'occhiaia. Ripeto, la differenza magari rispetto ad altri è che è molto molto più idratante. Un altro prodotto super valido è l'eyeliner che abbiamo sempre scoperto a Londra. Devo dire la verità che è un eyeliner a penna, ma la punta è rigida e quindi è molto più facile applicarlo anche per chi magari non è proprio esperto. Quello invece, devo dire la verità, anche per chi ha molto tempo la mattina, è proprio facile da applicare. Potete fare sia un effetto molto molto fino, ma sia anche un effetto un po' più grosso. Questi sono i prodotti che noi abbiamo testato, ovviamente ne abbiamo provati anche di altri, ma questi sono quelli che riteniamo essere i must have di Glossier. Spero ovviamente di esservi stata utile, fatecelo ovviamente sapere, lasciateci un commento qui sotto e a presto con i consigli delle Feltrin.